17 si può ben dire sia il numero del destino di Enzo Tortora. Oggi, 17 settembre, alle 17, la pronuncia, la lettura della dovuta condanna. Il 17 giugno dell'83 l'arresto, il 17 gennaio dell'84 la concessione degli arresti domiciliari, il 17 giugno dell'84 l'elezione al Parlamento europeo, il 17 luglio dello stesso anno il rinvio. Quasi 4 ore è stato interrogato Enzo Tortora. È il primo impatto del presentatore televisivo con i magistrati napoletani cui è affidata l'inchiesta. 3 ore e 40 di domande serrate, scaturite dalle clamorose rivelazioni dei pentiti della Camorra. Ordine di cattura. Del delitto previsto e punito dagli articoli 416 bis primo, terzo, quarto, quinto, settimo comma codice penale 112 numero 1 codice parenti ci si era scambiati sguardi d'intesa. Il 34 non era mancato, ma il 17 di non poteva essere. Dal salotto della Milano Beni, dove certi legami si sarebbero saldati, all'atto finale della filiazione di assoggettamento delle vittime e di omertà degli aderenti, nonché disponendo per i singoli associati di armi e materie esplodenti, ha come precisi scopi la consumazione dei delitti contro la persona e il patrimonio, il traffico di armi e sostanze stupefacenti su buona parte del territorio nazionale, l'acquisizione del controllo di attività economiche e in parti di concessioni, autorizzazioni ed appalti, anche ai servizi pubblici finanziati con i prosciutti della Zidai. Sono stati invece i Napoli, provincia e buona parte del territorio nazionale, ma cercando di fare con il partito radicale per esempio a Napoli, hanno preferito sussistono sufficienti indizi di colpevolezza desunti dalle precise e circostanziate dichiarazioni di alcuni aderenti alla stessa organizzazione, il cui nome allo Stato si omette per ragioni di sicurezza dei medesimi, di opportunità e di cautela processuale, riscontrate in buona parte delle documentazioni di alcuni magistrati napoletani da diversi pentiti, dall'aver estorto le loro dichiarazioni contro Tortora in cambio di valori, c'è stata la ritenuta la obbligatorietà della emissione dell'ordine di cattura, considerando che la carcerazione preventiva appare oltretutto necessitata dall'estrema gravità del reato contestato, sintomo certo della notevole pericolosità sociale degli imputati, che si desume del resto dalla stessa struttura dell'organizzazione delinquenziale e dalla indubbia esigenza di carattere istruttorio tesa ad evitare l'inquinamento delle prove, visti gli articoli 252, 253,6 codice di procedura penale, ordina la cattura di Tortora Enzo Claudio. Volesse una copia di questo documento. Giovanni Pante, che siete voi? E chi se no? E venite mo che stiamo chiudendo. Tornate domani, eh? Rimane. E domani, sentite, se ve lo potevo fare adesso, ve lo facevo adesso. Certamente. Signor sindaco, ma che? Ma che? Che è successo? Che è pronto, chi è? Raffaele, sono io. Ah, ciao. Raffaele, ci sei? Raffaele. Ma che ore sono? Le 2, stavi lavorando? No, no, ma che sono crollato, no? Senti, scusa se non ti ho chiamato. Insomma, non è che non ci penso, lo sai, è che sono indietro con il lavoro. Non ti preoccupare, lavora tranquillo. Una parola,
Insomma, se va male anche stavolta è un disastro. Ma oggi le cose sono diverse. Anche il giudice dovrebbe essere meglio di quello del primo grado. Certo, è un lavoro difficile, ma questa volta saranno loro a perdere la partita, sono sicura. Speriamo. Come va, Ani? Qui va tutto bene. I bambini faranno un po' di vacanze da mia mamma. Comunque ho già organizzato tutto. Raffaele? Ci sei o ti sei addormentato? No, ci sono. Dai, scusa, ti lascio dormire, ci sentiamo domani. Va bene, ciao. Ti amo. Tanto. Anch'io. Ciao, amore. Ciao. Pentiti? Questa è una vittoria dello Stato, questa è una vittoria della giustizia, questa è una vittoria della Procura di Napoli, questa è la vittoria dell'arma dei carabinieri, questa è la vittoria degli onesti e ben pensanti cittadini. Mallico, 10 anni a Tortora, non le sembrano troppi? A questa domanda io non rispondo, manco un po' cazzo. Martini, dimmi. Ciao, Enzo. Come stai? Bene, ti disturbo? No, dimmi. Ecco, senti, non vorrei allarmarti, ma qui in redazione è arrivato un lancio dell'ANSA. C'è il tuo nome su un elenco di persone che verranno arrestate per associazione camorristica. Sì, ma cosa vuoi che ti dica? Certo. Tutto questo mi fa pensare a Winston Churchill quando lesse sui giornali la notizia della sua morte. Perlomeno mi sembra che sia un po' esagerata, disse. Certo, io volevo solo avvisarti. Del resto, se siamo in un paese serio, non credo che la polizia mi chiami. Caro Tortora, veniamo ad arrestarla. Anche perché potrei prendere seriamente in considerazione l'idea di una fuga. Una fuga? E no, caro Martini, succede. Nel nostro paese succede. Certo, hai ragione. Ti ringrazio. Ci risentiamo, ciao. Va bene. Bene, un secondo e parto del conto, Dieci. Sai qual è la notizia più bella? No, qual è? Dicono che io sia un camorrista, mia cara. E chi lo dice? Lo dice l'ANSA. E se lo dice l'ANSA? Così lo spaccio, diciamo la verità, è un brutto guaio essere bravi in matematica. Com'è, quante volte te lo devo dire? La chiusura del trimestre, devono fare i conti. Caterina Vigliano, numero 8502, ricordo 02 per chi chiama fuori da Milano. E passiamo alla storia del signor Duilio Colardo da Milano. T'ha risposto sto fedele? Niente. Certamente. Lui non risponde a uno che fa di nome Barbaro. Guardalo là, lui ha studiato. Ha fatto l'università, lui non si sporca le mani con uno come te. Tu che tieni? La quinta elementare tieni, allora che buffo. Che buffo. Si vede che in lettera nostra non dovranno preoccupazione. Però ci scassano cazzo, a lui e a tutta la Rai TV. Se non ti ridai i centrini stavolta.
Ti deve dare la moneta. E che è questa cosa? Legge. Mittente Domenico Barbaro. Ma son chi? Casa circondariale Porta Azzurra, Isola d'Elba, Livorno. Ma è bella questa frase. Com'è andata? La trasmissione è bellissima. Cioè? Oltre 20 milioni, vuoi scommettere? No! Sì, vedrai, ti rendi conto? 20 milioni di spettatori! Tutta questa roba non si può rispedire qualcosa al mittente, Anna? Ci proviamo, però sono di più i pacchi che arrivano di quelli che non riusciamo a rimandare indietro. Ciao Franca. Ah, a proposito, ha riscritto quel detenuto di Porto Azzurro, sai quello dei centrini? Beh, non saltano mica fuori i centrini, non si trovano. No, e lui ha riscritto per dire che, siccome non li abbiamo fatti vedere in trasmissione, due sono le cose, o glieli rimandiamo o glieli paghiamo. Vabbè, Anna, c'è un ufficio legale, se ne occupa l'ufficio legale. Che tipo, che storia, guarda. Per concludere l'esame della testimonianza del test epandico diventa naturale chiedersi come sia stato possibile che dalla genericità della sua prima deposizione, resa in data 28 marzo 1983, fino all'arresto di Enzo Tortora in data 17 giugno 1983, nulla sia stato compiuto per verificare l'esistenza di elementi a conferma di tale accusa. Non si è controllata l'utenza telefonica. Non si sono controllati i suoi spostamenti, nulla. Nulla si è fatto per cercare almeno l'esistenza di un eventuale acquirente del Tortora. Che c'è scritto dopo Imperatrice? Al numero 60, non leggo bene. C'è scritto Tortora? Tortora chi? Intende Tortora... Pandico, mi capisce? Vuole che non sappia che l'ha già scritto. Tortora, chi la dovrà pagare? E chi se no? Allora, Pasquale Barra, perché ci ha fatti chiamare? Le è venuto in mente qualcosa sulla persona che ci interessa? Sì, dottore, in effetti Enzo Tortora mi aveva scordato. Ma io su Pucunti di Tortora ne so di più di Pandi. Hanno arrestato uno famoso? Io no. E tu? Pandi cosa così, per sentito te. Per una confidenza che una volta l'è scappata a Cutolo. Io invece saccio pure quando Cuto l'ha battezzata a Tortora Camorrista. A due affatte cucchine. E dove l'ha fatto? E con chi? Alla casa della signora Marzano, in Giana Manzarda, alla periferia di Milano. Pronto? Pronto? Signora, sono Enzo. Chi? Enzo Tortora, mi passa Raffaele. Sì, glielo passo subito. Raffaele, c'è Enzo. Pronto, Enzo. Che succede? Succede che sono in una caserma, mi vogliono arrestare. Ma dove ti hanno portato? Dai carabinieri, in via Inselci, a Roma. Sì, aspetta che me lo scrivo. Un'inchiesta partita dalla procura di Napoli. Allora, Roma? A Roma, sì. Via Inselci. Via Selci? Inselci. No, via Inselci. Sì, un'inchiesta partita, sì, dalla procura, procura di Napoli. E io non ci capisco niente. Che cosa vogliono da me? Ascolta, Raffaele, Enzo, stai calmo, per favore. Ascolta, adesso io cerco di saperne di più, va bene? Tu però devi stare tranquillo. Come faccio a stare tranquillo? Stai tranquillo, questi, Enzo. Questi fanno sul serio, altro che tranquillo. Sì. Devo andare. Va bene, ciao. Ah, pronto? Hanno arrestato Enzo. Com'è che un nome del genere gli viene in mente ora? Il numero 60 della lista? Dopo 5 giorni di interrogatorio. Siccome mi viene in mente ora, non lo devo dire. Dottor, che ha già fa? Me lo dica lei. Vuole sapere quello che mi è venuto in mente? Madonna, ma sono pazzi. Devo trovare un collega a Napoli che vada subito in procura. Ma non sarà uno scherzo, vero? No. Chiamava dalla caserma dei carabinieri. Come si chiama quello? De Marsico, ecco. Sì, su Napoli, avvocato Coppola. Senta,
Lei intende la Nadia Marzano, quella signora che le ha scritto tutte quelle lettere in carcere? Eggia, sì, eggia. Ma che vi credete, dottore? Che perché una femmina non conta niente. Era eggia che portava la droga per conto di cutolo a curatello perché Asmer ci sta a Milano. Io le voglio ricordare che lei non ha semplicemente ammazzato Turatello, socio di Cutolo. Gli ha divorato il fegato. Allora, Barra. Noi sappiamo che lei teme per la sua sorte. Io le chiedo. Come mai questo improvviso squarcio di memoria riguardo i rapporti tra la Marzano e il Tortora? Visto che lei sono mesi che ci parla di questa Marzano. Io è già un anno che mi sogno pentuto. Ed hai fatto 800 nomi. Con questo su 800 euro. Non ho altro da aggiungere. Pronto? Pronto? Mi scusi, è l'avvocato Coppola? Antonio Coppola? Sì, sì, sono io. Ma è successo qualcosa a mio figlio? No, 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 non credo, guardi, mi scusi, io... Mi perdoni per l'ora, la chiamo da Monza. Sì, ma mi perdoni, chi è lei? Ah, sì, ha ragione, noi non ci conosciamo, io... Sono l'avvocato Raffaele Della Valle e mi ha parlato di lei l'avvocato De Marsico, ha presente? Ah, sì, 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 De Marsico, sì. Senta, guardi, visto che l'avvocato De Marsico mi ha parlato molto bene di lei, insomma, mi perdoni, ma ecco, questa è una situazione d'emergenza. Insomma, ecco, lei se la sentirebbe di difendere con me Enzo Tortora? Tortora, il presentatore, quello del pappagallo? Guardi... Guardi, Enzo è un caro amico di famiglia, ecco, parlano di Camorra, ma non si sa niente, io... Insomma, io le assicuro che non c'entra nulla, lo conosco bene, è contro ogni suo principio. Per favore, avvocato, ho bisogno di lei. Lei lo conosceva personalmente, signor Tortora? No. L'ha già visto nella televisione. Però ho saputo certe cose quando stavo al carcere di Ascoli Piceno. Al tempo, diciamo, della sua effettiva collaborazione con Cutolo. È proprio da lui l'ho saputo. È stata una certa giornata che... stavamo facendo un discorso su una fregatura che dovevamo dare a un certo Tomassi. Così discorso si chiama discorso. E lui mi fa... Una volta la fai la fregatura, e una volta te la tieni. Sì, papà, ma non preoccuparti di questo. Ma certo. Ma certo che ci credo. Va bene, facci sapere. Ciao. Ciao, papà. Non è possibile. Silvia.
Pronto? Zia. Sì, sì, sono io, Silvia. Zia, ti prego, dimmi che non è vero. Silvia, devi essere forte. Vedrai che tanto è una cosa che si risolve in pochi giorni, è un errore madornale. Sì, ma c'è Gaia. No, lasciala tranquilla, non dire niente. No, forse è meglio farglielo capire. Digli che è tutta una stupidaggine. Sì, sono all'aeroporto. E sto cercando di prendere il primo aereo che parte per Milano, perché ho un appuntamento con l'avvocato della Valle. È un amico di papà. Come vedi, non stiamo perdendo tempo. Sì. Volevo che tu lo sapessi. Sì, sì, sì. Stai tranquilla, Silvia, eh? Va bene. A presto. Signor Tortora, scusi se l'ho fatto attendere. Maresciallo, cosa sta succedendo? Niente di particolare, dottore. Sono semplici formalità da sbrigare. E poi dobbiamo tradurre a Regina Celi. A Regina Celi? Mm-hmm. E che cosa... Che cosa... Di che cosa sono accusato, precisamente? Ma come? Non ha letto l'ordine di cattura? Viene accusato di appartenere a un'associazione di stampo camorristico denominata NCO, ovvero Nuova Camorra Organizzata. Maresciallo, questo lo so, ma chi è che dice queste bestialità, io vorrei sapere. Questo solo i giudici di Napoli lo sanno, dottore. Deve avere pazienza fino all'interrogatorio. Adesso, se vuole seguirmi, per favore. Mai, mai nella mia vita. Un contatto con qualcuno. Le ripeto, mai. Ma hai fatto un tutto presente, Tortora. Studente, ci dica qualcosa per il suo pubblico. Riprenderà Portobello? Il noto presentatore televisivo Enzo Tortora. Tortora è interrogato per ore presso la caserma dei carabinieri di via Inselci, a Roma, e poi è stato trasferito presso il carcere di Portobello. Sì? Buongiorno, dottore. Disturbo? Buongiorno, avvocato. Prego, prego, si accomodi. Ne faccia tre copie. Che ci fa da queste parti? Volevo comunicarle, per ora solo informalmente, che ho accettato la procura della difesa di Enzo Tortora. Tortora? Sì, insieme con l'avvocato Raffaele Della Valle del Foro di Milano. E allora ci vedremo presto. Sì. Ecco, e proprio in merito alla questione, volevamo sapere se è stato già fissato l'interrogatorio, la data. Sì. Il 23 giugno alle ore 10:30 presso il carcere di Regina Celi a Roma. 23 giugno. Grazie.
sentenza del 25 aprile del 1965. E adesso cosa ci dici dell'economia attuale? No, no, va bene così, ci sto. Voglio andare. Svolta a destra. Buoni, sembrava quasi che avessero fretta. Senti, Gaia. Poi facciamo due chiacchiere perché... è successa una cosa così un po' strampalata, papà. Che vuol dire strampalata? Ecco, avvocato. Posso? Certo, grazie. Vai, vai, faccio io. Permette che la servo, avvocato? Grazie. È un onore. Allora, come va, avvocato? La vedo un po' stanco. Si lavora. Fate sempre così voi, prima di un processo. Vi chiudete in clausura. Diciamo, clausura, per modo di dire, qui farebbero la fila. No, no, non è sempre così. Diciamo che questo è un processo un po' speciale. Ecco. Molto speciale. Permette, avvocato? Prego. Prendo il piatto. Come sa, stiamo preparando il processo d'appello ed essendo già stati battuti una volta, meglio arrivarci ben preparati. Capisco. Diciamo che è come il secondo tempo di una finale e che scendete in campo con un gol di svantaggio. Permette? Sì. Ecco qua. Se vuole possiamo anche dire così. In più Enzo Tortora è un mio caro amico. Permette? Sì, prego. Vecchio. Vedo, 23 giugno 83. E se Tortora fosse innocente? Questo non l'avevo letto. Però ha firmato niente meno che da Biagi. Peccato che non l'abbia letto, direttore. Senta. Senta, ma lei cosa pensa? Insomma, voglio dire, ha seguito la vicenda e sa che avendo perso in primo grado Enzo è stato accusato. Insomma, che idea si è fatto? Io non penso niente, avvocato. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Cioè, scusi, in quale situazione? Beh, non capisco. Successo, tutti che t'ascoltano. Succedono cose strane nel cervello della gente. Certo. Insomma, quindi secondo lei... insomma, potrebbe anche essere vero che... Non lo so, davvero, avvocato. Posso dire qual è stata la prima cosa che ho pensato quando ho visto al TG che lo portavano via? È strano, ma ho pensato... Posso essere sincero, avvocato? Certo. Insomma, parlava troppo bene. Venga, sono tutto. Troppa spocchia. Io lo seguivo tutte le settimane, vedevo Portobello e... si capiva che non era come gli altri che stanno in televisione. Si sentiva che aveva studiato, che era uno che leggeva. Io ci sto attento a quelli che hanno studiato. Forse sbaglio, ma io la penso così. Beh, allora deve stare molto attento anche a me, caro direttore. Scusi? Purtroppo per lei sono laureato. Salve,
Voi siete Tortora? Ma mi stavo a vedere il giornale, dottor. Comunque, benvenuta alla Lungara. Quello è il posto vostro. Mangiate qualcosa. È buono, vitamina, zucchero, qua serve. Non è buono? Volete qualche cos'altro? E che no. Scusi, sto cercando l'avvocato Antonio Coppola. Sì, la sta aspettando di là. Grazie. Prego. Buongiorno, l'avvocato Antonio Coppola. Sì, sono io. Piacere, Raffaele Della Valle. Fortunatissimo. Prego, si accomodi. Grazie. Gradisce qualche cosa? No, grazie, ho già fatto. Lo sa che non me la immaginavo così giovane? Beh, me lo dicono tutti. Stavo giusto dando un'occhiata ai giornali. Purtroppo non spira un'aria molto amica nei commenti della stampa. Beh, mi sembra dire poco. Sembra che prendano qualunque pettegolezzo pur di farci un titolo a sensazione. Sai cosa ho letto stamattina? Termini come, secondo un documento apocrifo, gira insistente un'altra voce, secondo indiscrezioni rilevate nei corridoi di Castel Capuano, come se ormai Castel Capuano avesse muri di vetro. Non esiste neanche più i segreti istruttori ormai. Purtroppo lo so, il segreto istruttorio. Sì, mi scusi. E la procura, com'è andata? Ho parlato con il pubblico ministero, ma mi sono strettamente attenuta alle procedure. E lui è stato molto gentile, quindi non abbiamo parlato assolutamente dell'argomento. E purtroppo mi è sembrato anche sereno. Come va, Enzo? Ho freddo. Ti sembrerà strano con questo capo. Allora, voglio fare solo quattro domande. Primo, lei conosce il signor Domenico Barbaro? No. No, non lo conosco. Ho intrattenuto però con il signor Barbaro una corrispondenza che riguardava alcuni centrini ricamati che mi invio per la trasmissione. Con la difesa produce fotocopie della documentazione. E della faccenda, come si evince dalla documentazione, il nostro assistito si interessò personalmente per facilitare presso gli studi legali della RAI la soluzione del contenzioso. Signor Tortora, lei è mai stato ad Ottaviano? Ah, Ottaviano è vicino a Napoli, vero avvocato Coppola? Sì. No, non ci sono mai stato.
Vorrei che lei desse un'occhiata a questa lettera di un certo Guarnieri. È indirizzata a lei. Caro dottor, so che tu credi che noi crediamo al fatto per sua merce che ti è stata affidata. E allora ti dico che ti sbagli di grosso, no? Allora, le dice qualche cosa? Mi hai venduto peggio ancora. E accorgerai, ricordati del nostro unico Dio. Io non ho mai conosciuto questo signor Guarnieri. Se me l'avesse spedita la lettera, voglio dire, sicuramente sarei stato colpito dall'insieme di tutte queste farneticazioni. E poi nel mio stato mi avrebbe colpito in particolar modo l'ultima frase, questa qui. Dio unico. Unico Dio. Unico Dio. Conosce quella donna? Mi pare un po' sbiadita come foto, no? Beh, completamente illeggibile, direi. Posso chiedere la professione di questa signora? E cosa vuole che faccia? La puttana o la spacciatrice? Si chiama Nadia Marzano. No, non la conosco. Va bene. Penso che per noi sia sufficiente, Signor Tortora? Buona fortuna. Buona fortuna è una frase che accetto volentieri da un venditore di biglietti di lotteria. La magistratura amministra la giustizia, non la fortuna. Lascia perdere, Enzo. Fanno così per testare le tue reazioni, è una tecnica. Avvocato! Esistono delle prove inconfutabili, non porta. Esistono in nessun processo delle prove a prioristicamente inconfutabili. L'interrogatorio serve a questo. E qualora ci si dovesse trovare di fronte a una prova apparentemente irreversibile, non è detto che una più attenta disamina non venga fuori che è destituita da ogni fondamento. Certo, cioè Enzo Tortora ancora non era stato sentito. Da questo confronto con i magistrati noi riteniamo che ci siano stati dei chiarimenti che fanno sperare in un effetto positivo. Diciamo. E se l'avvocato della Valle mi consente, diciamo in un'inversione di tendenza. E lei pensa che oggi Tortora sia stato messo in difficoltà dalle domande dei magistrati? Assolutamente no. È già stata convocata la domanda del processo. Tortora, a nostro avviso, alla porta dell'innocenza, e questa secondo noi è la cosa migliore. Strano che non rischi, che ci dica qualcosa, risalgono o no? Abbia frequentato Enzo Tortora? Assolutamente inammissibile. E com'è il morale del nostro assistito? È buono, grazie. Avvocato. Prego. Questa storia dei centrini ricamati non è che possono andare troppo lontano. Del resto è l'unico legame comprovato con il barbaro. Lei che ne dice, avvocato? Strano, stavo pensando al mio professore di filosofia del diritto, il professor Astolfi, che una volta ci fece un esempio che mi terrorizzò. Lo chiamava il sillogismo della Torre di Pisa. E più o meno diceva così. Caio ha accusato Tizio di aver ucciso Sempronio sotto la Torre di Pisa. La Torre di Pisa esiste e quindi è vero che Tizio ha ucciso Sempronio. Diciamo che più che nel campo della filosofia del diritto mi sembra che siamo nel campo dell'iperbole belle e buone.
suda di meno con i capelli corti. Vero, dottor? Si suda di meno. Dottor, le femmine qui non ci stanno. Vero, dottor? Avvocato della Valle? Sono arrivati i giornali dell'epoca che aspettavano. Grazie. Qualcos'altro? No, grazie. Va bene così. Allora, Salvatore Sanfilippo? Un giorno, mentre ero nel carcere di Porto Azzurro e si guardava la trasmissione di Enzo Tortora, il Turatello mi dice: lo vedi quello lì? Tu non ci crederesti, ma quello ha lavorato per me e per Frank Coppola. E per lui ha fatto anche parecchi viaggi come corriere in diversi paesi stranieri. Perché lui aveva facilità alle frontiere dove era conosciuto. Mi scrivo dal Kotai, dal deserto dei Tartari, dal paese delle meraviglie. Da quel deposito di merda che è dal 17 giugno il mio domicilio legale. Ne ho vissute tante, ma di certo questa è la vicenda più mirabolante. Se non vi ho scritto prima è perché ho dovuto abituare il mio io più profondo a questa realtà. E non è facile. Ho sentito perfino battere l'ala della demenza al mio cervello. Come dire, immaginate, ecco, di essere presi alla gola. Così, all'improvviso, rientrando a casa. E non da briganti, ma da uomini che fino a ieri consideravi rispettabili. L'essenza stessa, direi, del rispetto. E da questi uomini ammanettato, esposto alla gogna, misurato antropometricamente, fotografato, spalmato di nero sui polpastrelli, privato di tutto e gettato in una cella. Io ho molti difetti, ma ho una memoria di elefante. Fu proprio in Giappone che disse che tutto lo spacciava, in particolare cocaina, su tutti i milanesi e anche su Bergamo, per l'organizzazione. È sicuro? Ci pensi bene? E proprio ricordo precisamente che su uno di queste agendine comparve proprio il numero di Tortora. E fu anche questo numero che fu scambiato tra di noi. Lei in definitiva vuole sapere che cosa ci faceva il nome di Enzo Tortora con due numeri telefonici dentro l'agenda di Pucca, presto detto. Allora, potrebbero essere due numeri telefonici precisi, corrispondenti quindi a utenze telefoniche attraverso le quali si poteva raggiungere facilmente lo stesso Tortora. Oppure, potrebbero essere in codice, secondo modalità molto complesse in uso nell'organizzazione, questo almeno fino al gennaio scorso, fino all'82, e quindi corrispondere a effettive utenze telefoniche. Quindi, con riferimento al numero 44-21-68, i seguenti numeri: 86-12-44, 58-00-106-70-45-106. Oppure, riferimento al secondo numero, 32 50 95, i seguenti numeri: 59 50 23 70 26 28 45 35 28. Che ne dice? Vede, signor Margutti, lei mi sconcerta. Ma se lei non mi fa incontrare qualcuno che possa testimoniare, che so, anche una valletta di Antenna 3, io non credo che possa assolutamente pubblicare qualcosa. Si rende conto? Da quando è scoppiato il caso Tortora, abbiamo le scrivanie piene di, diciamo, racconti, illazioni, denunce. Non credo che possa fare niente. Arrivederci. Senta, scusi. No, scusi, abbia pazienza. Sono stato qui un'ora a raccontarle tutto l'ambaradan del Tortora e lei adesso fa così. Ma per chi mi ha preso? Per un matto? No, guardi che io sono un pittore di fama internazionale. O non lo sa? Scusi, No, dove va? Venga qui. Ma allora perché non racconta tutto quanto ai carabinieri? O ha paura? Buongiorno, signor Margutti. Buongiorno. Mi vuole raccontare bene questa storia delle mutandine di sua moglie? Dunque, le mutandine.
deve sapere che quel giorno lì, no, ad Antenna 3... Scrive. Mi spiego, quel giorno lì, ad Antenna 3, c'era un casino di gente, no? E noi eravamo seduti al bar. Aspetta che aspetta, il tempo non passa mai, no? Allora c'era un corridoio, abbiamo imboccato quel corridoio. Sa che ci sono sempre questi corridoi in questi studi. Abbiamo detto, imbocchiamo questo corridoio. E siamo andati a fare, diciamo così, una passeggiata, no? Ma non spingere che peggio, dai! Ma ancora? Ma sei sicura che non riesci a tenerle? Se ti dico che le perdo, le perdo. Ma dai, briga, ostia! Aspetta. Rosalba! Cos'è che guardi? Sembra che Rosalba Castellini, che era stata indicata in una prima fase come la fantomatica Valletta e che si è poi scoperto di essere la moglie del Margutti, si accorse di avere un problema all'elastico delle mutandine. Si è parta con il marito per, fra virgolette, risolvere l'emergenza, chiuse virgolette, e da una porta aperta dello studio di Antenna 3 vede Tortora in compagnia di tre persone con le quali avrebbe scambiato dei sacchetti di cocaina in cambio di denaro. Fin qui le voci che abbiamo raccolto, eccetera, eccetera. Grazie. Sì, però... Scusate un attimo, ricapitoliamo, perché io qua non ci sto capendo più niente. Prima c'è questo Pandico. Pandico? Sì, vabbè, Pandico. Che ha una cartella clinica lunga 30 pagine. Poi questo tale Barra, detto o animale, che dopo un anno a dire chi sto qua, chi sto là, si ricorda all'improvviso di mio padre. San Filippo, processato 10 volte e 10 volte condannato per calunnia. Adesso Margutti, che se ne esce con la storia che la moglie perde le mutande. Ma per favore! Il problema è che finché noi veniamo a sapere le cose dai giornali, che tra l'altro credono a tutto e ci ricamano sopra, non possiamo mai controbattere, abbiamo sempre le mani legate. Certo, poi corriamo un grossissimo rischio. Perché se si forma la convinzione che i giudici, i PM, accettino le deposizioni solo in funzione del loro collegamento logico, si verificherà una situazione terribile. Voglio dire che corriamo il rischio che vengano fuori un mare di persone che possono dire io c'ero, io sono al corrente della questione, io lo sapevo, creando una sorta di valanga di piccoli riscontri accusatori, peraltro risibili, ma che noi dovremmo andare a rincorrere. Sì, ho capito, ma ci sarà un modo per fermarla questa valanga, o no? Io non lo so. Forse bisognerà trovare qualcuno, voglio dire un amico che... Non dico riesca a insinuare una certezza, ma almeno un dubbio, perché non è possibile. Enzo non sta bene. E certo, Regina Celi è un carcere che fa schifo. Vabbè, cerchiamo almeno di fargli cambiare carcere. Noi ci stiamo provando, solo che non è affatto facile. Ma lo so che non è facile, ma qualcosa bisogna pure fare, no? Chi ha inventato la stupidissima frase dormire come un innocente? Io non dormo, dormono gli altri, saporitamente. Io sono un disperato che si nutre di calmanti e di sonniferi, che sbatte le ali in una gabbia ignobile. Sì, resisto, ma a colpi che non so quanto potrò assorbire. Una nausea continua mi dilania, meglio, mi mangia il cuore. L'accusa è sempre impazzita. In qualcosa devo pure entrarci. È una lotta mortale tra il loro terrore di sputtanarsi con il niente che ho fatto e la necessità di incastrarmi, comunque. Io non so ora come ne uscirò, come vorranno loro. Forse vorranno che baci loro le mani, ringraziandoli se mi mollano con il dubbio. Ma sbagliano. Mi batterò fino a consumarmi, per ribaltare su di loro questa infamia indicibile. Meglio che a papà sia stato risparmiato di assistere a questo scempio. Il suo cuore non avrebbe retto. Ma chi è? Tu? No, ma è proprio tu. Ciao.
questi sono peggio dei nazisti. Ma come ti hanno tagliato i capelli? No, no, li ho tagliati io, avevo paura dei pidocchi. Dei pidocchi. Come va? Va. Così. Soprattutto, mi scusi, vorrebbe una roba per mio figlio, mi scusi. Ah. Sapete chi è venuto a trovarmi? No. Capanna, il politico. Ah, Capanna, proprio lui, ma dai. Grazie, signore. Mi ha fatto fare due risate. Abbiamo parlato del 68. Quando la pensavamo diversamente. Va bene, che cosa ti ha detto? Ti può aiutare? Mi ha chiesto se almeno i miei amici liberali fossero venuti a trovarmi. E quando gli ho detto di no, ha sorriso lui. Stronzi. È così. Il mondo va così. Quando uno è qualcuno, amici, amici, ma quando si è soli poi... Ma quelli non sono mai stati amici. Erano soltanto dei leccaculo. Chi ti ha insegnato a parlare così? Non sembra nemmeno tua figlia. Cosa dicono di me? Che sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Chi sono io, Silvia? Chi è tuo papà? Un uomo per bene, tuo papà. Un uomo per bene. Mamma. Sai che domenica per andare in chiesa ha voluto cambiare il suo bastoncino con quello vecchio e nodoso del papà Enzo? E sai che cosa mi ha risposto quando gli ho chiesto perché questo cambio? Ha detto, così se qualche giornalista vuol fare il cretino questo glielo do in testa ed è anche più pesante. Se per questo qui avremo bisogno tutti di un bastone. Come cara mamma, mi manca, sa. Mi manca, mi manca tutto, mi manca anche l'insalata di fagioli a Maria dei Fiori. Vedrai che tutto si aggiusta, noi stiamo lavorando per te. Non molla. No, no, non è vero, devi crederci, avere speranza. Vedrai. Coraggio, eh? Dottore, allora ci salutiamo. Beata a voi che ve ne andate. Forse al posto di Bergamo era meglio Volterra. A Volterra c'è il mare. Cioè, sta in alto, però arriva il mare. Lo iodio. A Bergamo che c'è? La nebbia. Appunto. Iodio, no, iodio, sempre galere. Certo che siete forti voi, eh? Parlate dei penitenziari, come delle signore che discutono di grandi hotel. Perché l'abbiamo visti tutti, dottor. Dottor, se non vi offendete, noi vi volevamo salutare a modo nostro. Vi volevamo dedicare una canzone che abbiamo fatto pure le prove. E l'abbiamo insegnato pure a lui. Una cosa. Però non ci dovete scuotere se viene male. Aspettate, ho scritto le parole perché poi non ce le scordate. Voi siete pronti? Non mi fate fare figure di merda. No. Dobbiamo fare piano piano, sennò qua ci indombra di mazzata. Ci fanno il culo a peperoni. Beate voi che ve ne andate a Bergamo. Pronti, eh? Un, due, tre. Te ne capisco riccia riccia. L'occhio briganti o solo in faccia. Ogni figliolo si appiccia, si ovvi passa. Una sigaretta a mocca, una mano rinda sac, e se ne va smargiassa per tutta città. O Sarracina, o Sarracina, bello aglione. O Sarracina, o Sarracina, tutte femmine fanno sfida. E belle fascia, e belle cora, sale dottore, mi piace? È quella che cantava papà vostra, eh? Chi ve l'ha detto? È che voi ne sono parlato un po', allora... Thank you.
questo paese zarista l'uomo subisce la stessa sorte delle pratiche. Ammuffisce marcendo chiuso in una cartella che non è di carta, ma di ferro, di carne e sangue. Io vorrei che un giudice, morente o ferito, si recasse in ospedale e si sentisse dire dal primario: caro, i tempi della sanità sono lunghi, e fosse invitato a ripassare fra 6 mesi o 10 anni per le cure. A me questo parallelo tra sanità e giustizia mi ossessiona. Dovrebbero essere entrambe chiare, sollecite, puntuali, oneste, e sono invece entrambi lupanari analoghi e orrendamente italiani. Ciao Enzo. Ciao. Ti presento l'avvocato Alberto Dall'Ora, che nonostante in cura ha deciso di essere dei nostri. Io le sono molto grato. Come sta? Qualche piccolo malanno, ma pur sempre in piedi. Le porto i saluti di un amico comune, Enzo Biagi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Bene, visto che ci siamo tutti, possiamo cominciare. Dunque, signor Tortora, purtroppo, stando a quanto hanno dichiarato nuovi testimoni, a suo carico sono emerse ulteriori contestazioni. Io rinnovo la mia protesta di piena innocenza. Io le chiedo di rendere conto di due cose di assoluta rilevanza probatoria. La prima, la signora Rosalba Castellini ha dichiarato di averla vista spacciare cocaina negli studi di Antenna 3 a Milano. Scusi, signor giudice, ma questa è un'accusa molto grave. Ci vogliono delle rilevanze oggettive per fare un'affermazione di questo tipo. Avvocato, mi lasci continuare. La seconda, il suo nominativo e relativi numeri telefonici sono stati trovati in un'agendina in possesso di Puca Giuseppe, affiliato alla nuova camorra organizzata, noto anche come Giappone. Sarebbe stato peggio se il numero di questo Giappone l'avesse trovato nell'agenda di Tortora. Guardi, signor giudice, il nostro cliente non conosce né ha mai incontrato la signora Castellini, né tantomeno il Puca Giuseppe. Ma poi comunque ci potrebbe mostrare questa famosa agendina? Anche perché noi veniamo sempre a sapere le cose, prima dai giornali che non dagli atti. Questa agendina purtroppo non l'abbiamo qui. Come non l'avete qui? Cioè, a volte i nostri uffici non sono così efficienti come i vostri studi. Senta, se lei crede che siamo tutti dei grandi fessi qua dentro, beh, si sbaglia di grosso. Davvero stupefacente. Mi chiedo solo, signor giudice, se questi sono metodi degni di uno stato di diritto oppure obsoleti strumenti da santa inquisizione, quando si veniva giudicati senza mostrare alcuna prova. Va bene. Le rispondo. Ma sia chiaro. Voglio che tutto, sia messo a verbale. Allora, punto primo, io non ho mai conosciuto, io non ho mai incontrato negli studi di Antenna 3 la signora... Mi scusi, come ha detto che si chiama? Si chiama Castellini. Castellini. Punto secondo. Se è vero, come lei dice, che i miei numeri telefonici sono stati trovati nell'agenda di un soggetto di così rilevante pericolosità sociale, signor giudice, io trovo grave, molto grave, che gli inquirenti non mi abbiano mai avvertito del potenziale pericolo che correvo. Capisco. Posso? Per ultimo, le ricordo, signor giudice, la mia agenda mi è stata rubata 1 anno e mezzo fa. Con la valigetta 24 ore che la conteneva.
Se questo fatto le sembra di poca rilevanza, ho finito. Io no. Dunque, ha mai conosciuto un certo San Filippo Salvatore, amico e compare di Francis Turatello? San Filippo Salvatore, in una sua lettera a Pasquale Barra, ha dichiarato di conoscerla bene. San Filippo, se lo dice San Filippo. San Filippo Salvatore ha dichiarato che è stato lei a ospitare nel suo appartamento di Milano Francis Turatello. Dopo... Ma chi è che si inventa tutte queste panzane? Come lei stesso può vedere, signor Tortora, è tutto qui nero su bianco. Frutto di ore, giorni, mesi di serio e attento lavoro investigativo. Tutto? Avete votato il sacco? Zero più zero più zero fa sempre zero, signor giudice. Per cui, a parer nostro, il vostro bel sacco di accuse che vi siete portato fin qui da Napoli è completamente vuoto. Spero ve ne rendiate conto. Avvocato della Valle. Buongiorno, avvocato. Già al lavoro? Sì, sì. Guarda, appoggi qua. Grazie. Questi sono gli ultimi messaggi arrivati. Ah, bene. Ah, senta, per oggi, per favore, mi faccia passare soltanto Silvia Tortora, mia moglie e gli avvocati Dallore e Coppola, va bene? Va bene. Gli altri faccia segnare tutto e io mi raccomando, per i giornalisti non esisto, eh? Altrimenti non sono venuto a nascondermi per niente. Un'istruttoria si distrugge da se stessa per autolisi interna quando non sia stata condotta con osservanza delle norme procedurali, con la pulizia e la trasparenza delle acquisizioni probatorie, con la rigorosa critica di ogni risultanza processuale, sia contro che a favore dell'imputato. Niente. Hanno deciso che deve essere un mostro a tutti i costi. Dicono persino che Enzo possederebbe uno yacht pagato con i soldi della camorra, e guarda cosa hanno coraggio di scrivere. Dietro una faccia che invoca umanità si nasconde un cuore di pietra. Una sporcizia impensabile. Gianpaolo, io mi viene da vomitare. Ma da chi è firmato? Non lo so, da un certo Adriano o qualche cosa. Ma chi gliel'ha detto tutte queste stronzate? Che vuoi che gliel'abbia detto? Un giudice, no? Un giudice? E quale dei tre? Non lo so, non lo dice, dice solo un inquirente. Anna, Anna, è solo una squallida speculazione. Vedrai che tra qualche giorno anche questa storia si sistemerà. Signor Tortora! Signor Tortora! Respira, respira! Presto, presto! Bergamo, 13 ottobre 1983. Passato il giorno nero del primo ottobre, in cui ho di nuovo sofferto quello che è umanamente soffribile, vedo che almeno l'ultimo infame pallone sulla mia truffa ai terremotati si sta sgonfiando. Ci vuole pazienza. Papà ne ha. Hai ricevuto la mia lettera precedente? Sono quasi 5 mesi dal sequestro. E Gaiozza come sta? Ma ti dico che comincio a divertirmi. Li voglio in ginocchio, li voglio al tappeto, uno dopo l'altro. Occorre che quello che resta di questo povero paese veda, senta e tocchi con mano. Come possono rinviarmi a giudizio con niente in mano
e mistero gaudioso tutto partenopeo. Ma a questo punto sono io, credi che ho voglia di andare al premiato Circo Pommarola in gabbia e con il maggiore fragore possibile. Sarà uno spettacolo indimenticabile. Comunque, le feste... già, le feste, che parola. Le passerò qui, a Bergamo, non ho dubbi. E anche il mio compleanno. Io capisco perfettamente, ma vede, dottore, il responso dei tre medici di Pavia che hanno visitato il Tortora parla molto chiaro. Il nostro assistito o va in clinica o va a casa, agli arresti domiciliari. Certo, certo, le condizioni del Tortora non sono le migliori, però io credo che la terapia farmacologica fornita dal carcere di Bergamo non sia molto diversa da quella di qualsiasi altro ospedale. Lei non lo crede, avvocato? Ma mi scusi, qui si parla di enfisema polmonare, notevole ipertensione arteriosa, coronarosclerosi, sclerosi aortica di grado spiccato, spondiloartrosi, artrosi sacroiliaca, sintomatologia ansiosa. Senta, avvocato, sappiamo tutti che nessuno stato ansioso può essere curato con il regime degli arresti domiciliari, perché è sindrome tipica del detenuto. Ma mi perdoni, signor giudice, mi scusi, ma uno in Italia per uscire dal carcere che cosa deve far venire? A da morì? Ma che dici, avvocato? Al di là di tutto si ricordi che il suo cliente, oltre che malato, è anche persona socialmente pericolosa. Altrimenti non starebbe dentro. Andiamo, signor giudice, ma come socialmente pericolosa? Signor giudice. Ho una faccia da criminale, Ivan. Dimmi se io devo stare qui come pantico, come Pasquale Barra o animale. Non mi parlare così. Enzo, non mi devi parlare così, mi fai paura, hai capito? Dai. Dai, coraggio, su, eh? Pensa come sarà bello fra poco, quando potrai finalmente girare la maniglia e uscire da qua e tornare a casa da tutti noi, eh? Anna, non ci sono maniglie qua nel carcere. Sai cosa ho sognato l'altra notte? Io stavo con i miei compagni. Cosa? Stavo con i miei compagni di cella, ho sognato l'altra notte, dicevo. Tutti assieme stavamo. Abbiamo fatto una rapina. Una rapina? Sì. Mi sono comportato anche abbastanza bene. Pure. Sì. Come vedi, il carcere deforma anche i sogni. Sì, avanti! Ciao, Raffaele. Ciao, Alberto. Ehi, abbiamo lavorato, eh? Beh, un po'. Ma che ci fai qua? Non ci dovevamo vedere direttamente a Napoli? Sì, ma c'è un problema. Mi dispiace, ma questa settimana devo fare altri esami clinici. Ho telefonato a Coppola per avvisarlo. Non vi abbandono. Vi raggiungo appena possibile. Ma certo, non ti preoccupare. Aspetta. Siediti. Grazie. Ah, ti va di leggere la bozza? Certo. Eccolo qua.
Cominci bene. Normalmente per difendere un colpevole non ci vuole molto. Ma per uno come Tortor siamo noi a dover dimostrare la sua innocenza anziché loro provare la sua colpevolezza. Sì. Dillo anche a Coppola. Sì, sì, certo, glielo dirò. Ah, un'altra cosa. Ti ricordi quel rapporto di polizia giudiziaria? No, quale, scusa Alberto? Quello che non aveva né la data né la firma. Una delle prime carte che vi arrivò. Ah, sì, sì, certo, certo, come no, quella... Sì, quello, quello che diceva Tortora, il famoso presentatore di Portobello, che si vuole sia dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e che pare ricevesse la droga da persone affiliate alla Camorra, quello lì. Bravo, appunto. Si vuole. Lo senti come suona? Un conto è leggerlo su un documento, un conto è sentirlo dire. Deve essergli proprio scappato, questo si vuole. È vero. Questo sì che è un lapsus. Volevano assolutamente fregarlo. Hai ragione. Ora hai proprio ragione. Infatti c'era qualcosa che mi suonava strano. Beh, grazie anche di questo, Alberto. Fa buon viaggio. Grazie, ci vediamo a Napoli. Si è giocata una singolare quaterna all'otto. 3 detenuto malato, 9 la data odierna, 20 la Tortora, 66 caserma dei carabinieri. Uscirà. Possiamo parlare con il nostro cliente. Nuove disposizioni. Nuove disposizioni. Ma incredibile. Deve solo incontrare due persone, signor Tortora. Una cosa da poco. Nel frattempo i suoi avvocati aspetteranno fuori. Faccio entrare, signor procuratore. Avanti. Cos'è questa messa in scena? Che cazzo è questo? Il signor Villa, con il quale una sera d'inizio 76 dovrebbe aver cenato in compagnia del signor Francis Turatello, al ristorante Vecchia Milano ubicato in via Beatrice d'Este. Non ricorda, eppure c'era. Ma guarda che si rivede, Enzino. Enzino caro, come stai? Ma che non mi riconosci più. Sono io, Gianni. Gianni chi? Come chi? Ma che t'hanno fatto? Sono io, Melluso.
Ma che non ti ricordi più quando ti portavo la medicina per il naso? Enzino. Ma chi è questo cialtrone? Chi l'ha mai conosciuto? Che cosa state facendo? Che cosa state facendo? Cialtrone. Cialtrone a me, Enzino. Ma che cosa stai dicendo? Non ti ricordi tutte le cose che abbiamo fatto insieme? Enzino. Secondo me, voi sai che cosa dobbiamo fare? Dovremmo cominciare a dividere il processo in due parti. Da un lato l'affiliazione e da un lato l'accusa di sfaccio. Sì. Io ho qui preparato un piccolo schema perché possiamo lavorare a blocchi. Allora, da un lato Pandico, poi Barra Marzano poi il carteggio Pandico Portopelli. Sì, più o meno anch'io avevo avuto la stessa idea, cioè dividere i pentiti maggiori dai pentiti minori. Sì, perché noi dobbiamo innanzitutto attaccare Pandico e cercare di lavorare su questo fatto della sua credibilità. Questo è uno psicopatico riconosciuto come tale. Poi c'è Melluso, poi la questione Castellini-Margutti e poi questa famosa agendina di Puca. Ma ti va di lavorare, Raffaele? Sì, sì. Sì, scusa, sono un po' stanco. Lo sai da quanto manco da casa? Signor Presidente, se mi consente, vorrei leggere la dichiarazione rilasciata dal Pandico in fase istruttoria. Leggo testualmente. Il Cutolo, nel parlare della fregatura che voleva dare al Tomassi, accennò ad una fregatura che aveva invece subito l'organizzazione da parte di Enzo Tortora, il presentatore Rai TV al quale era stata consegnata droga, in particolare cocaina, per un valore di 50 milioni circa. Passo direttamente alla parte conclusiva della dichiarazione. Ecco, raccontò quindi il Cutolo, alla presenza del Medda, del Palillo e dello Iacone, che il Tortora era stato ingaggiato nel 77-78 dalla famiglia Palillo, nostri affiliati, di concerto con tale Barbaro e con Alcamo Giuseppe, entrambi calabresi che gestivano una raffineria nell'organizzazione. Letto, confermato e sottoscritto Pandico Giovanni. Sì, ma non capisco la domanda, Presidente. Guardi, la domanda è molto semplice. Perché lei in istruttoria ha detto delle cose e poco fa in aula invece ne ha dette delle altre? Perché siamo alla lettera G. Quando si arriverà sul caso Tortora specifico, alla lettera T, spiegherò come e perché se ne parlò. Beh, signor Presidente, se il Pandico continua a fare i suoi comodi in aula... Vorrei innanzitutto, signor Presidente, chiedere al Pandico se il Barbaro di cui parla come persona presente a questa inverosimile affiliazione del Tortora è lo stesso Domenico Barbaro che inviò
al signor Tortora quelle lettere relative ai centrini per la trasmissione Portobello. Avvocato, un momento. Avvocato, gli chiediamo innanzitutto se è lui che ha ispirato Barbaro. Dunque, la faccenda della lettera è andata così. Un giorno mi viene a trovare questo Barbaro, tutto sbattuto, tutto preoccupato. E mi fa, uè Giovanni, mi deve fare una cortesia, io ho già scritto tante telegramme, tante lettere, tante cose, ma non mi ci raccapezzo. Ora finalmente la RAI mi ha scritto e vuole sapere il prezzo di questi centrini. E quindi voi non avete ispirato proprio niente? Ma assolutamente, ma amore di Dio, signor Presidente, io manco la volevo fare questa lettera. Ero oberato, lavoravo all'amministrazione spaccia e mensa, dovevo chiudere il trimestre. Ma Is ha cominciato a dire fammi questa cortesia, fammi questa cortesia. E io l'ho scritta questa lettera, con la macchina dell'amministrazione. Con l'autorità giudiziaria. Anche con la macchina perché mia, questa valesse nei suoi confronti gli opportuni provvedimenti. Ma facci lo cazzo, e chi ti ha imparato a scrivere come un avvocato? A me non mi impara niente nessuno. Copio dai miei documenti personali, tengo un archivio. Voglio far rispettosamente presente al presidente che il testo della lettera è esattamente corrispondente a un atto di costituzione di parte civile notificata al Pandico in relazione al delitto da lui commesso nel comune di Liveri di Nola, e qui poi lo presenteremo. E quindi la lettera è scritta dal Pandico direttamente. E gli chiedo ancora, si tratta dello stesso Barbaro? Ma quando mai? Ci sta la firma è Barbaro, ed è Barbaro e la lettera. Sta nei carti. Ma lo sapete voi, signori, che l'ultima persona che i giudici napoletani volevano coinvolgere in questa vicenda era Enzo Tortora? Sapete voi perché Tortora è coinvolto in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza e più saltavano fuori le prove della sua colpevolezza. Ma cosa? Ma cosa? Più si cercavano prove a discarico e più emergevano importanti prove a carico. Quali prove? Quali? Ma non c'è mai il nome, non c'è mai il cognome, ma non c'è neanche il soprannome di Enzo Tortora. C'è, sì, c'è un Portobello, scritto poi come il nome di una località turistica, Portobello. C'è un numero di telefono. Ma perché? Perché non si è mai indagato se quel numero appartenesse a qualcuno che si chiama Portobello? C'è il numero di Portobello, ma non c'è il suo! Il signor Enzo Tortora è un camorrista! Io sono qua per scansare le presunzioni di innocenza. È il mio mestiere quando ne sono convinto. E ne sono convinto! Signor Presidente, noi abbiamo paura per voi, perché non vorremmo mai che un domani lontano si accendesse nel fondo delle vostre coscienze quel dubbio. Ma forse l'imputato Tortora era innocente? Allora, signora Marzano, cerchiamo innanzitutto di capire. Lei Enzo Tortora lo ha conosciuto nella sua casa di via Massarenti a Milano, oppure no? No. Io Tortora lo conosco solo attraverso la televisione. Sono falsità che Tortora sia stato affiliato a casa mia. E io posso dimostrare che nel 78 io non ero più in via Massarenti. Avevo mio figlio che aveva 9 mesi con la pertosse. No, chiedo scusa. Non ho finito. La prego, signora Marzano, la prego. Chiedo scusa. Come mai questa circostanza esce fuori solo oggi? Lei ha avuto, se non sbaglio, 4 interrogatori e un confronto. Come
mai non l'ha detto prima questo fatto della pertosse? Io me lo sono sempre ricordato, soltanto. Ma non l'ha mai detto potevo... ai giudici? Lei ha scritto dei romanzi lì dentro. Mai detto. Ma il fatto che io non potevo... E allora come ha ricostruito tutte queste date, lei che è così esaurita? Ha tentato 5 volte il suicidio, si dimentica tutto. E adesso invece porta le date precise, i giorni. Tra un po' lei porta pure le ore qua dentro. Presidente, noi vorremmo ora che la Marzano esponesse alla Corte le modalità con le quali si svolse il confronto con il detenuto Gianni Melluso. E risulta già tutto dal verbale, avvocato. Sì, presidente, ma noi lo riteniamo utile. Ma ve l'ho già detto. Ve l'ho già detto. Io col barro ho scritto solo delle lettere. Ma questa cosa che dite di Tortora, io davvero non ne so niente. Prego. Sentite, facciamo una cosa. Lasciatelo un poco con me. Vedrete che con me parla. Vabbè. Solo 5 minuti, Gianni. Scusi, ma lei chi è? Chiamami Gianni. Perché io mi sono messa a urlare, allora ho detto, ma allora tu non sei un giudice! E sono uscita fuori dalla porta, correndo! Un momento, signora Marzano, un momento. Lei sta affermando che è rimasta sola, con Melluso, in un ufficio della caserma dei Carabinieri Pastrengo di Napoli e che Melluso le ha toccato le gambe? Sì, perché non mi credete! Però ti è piaciuto? Ma perché non glielo dice al presidente quello che abbiamo combinato in caserma? Presidente! Silenzio, per piacere! A questo punto io chiedo che vengano annesse agli atti le lettere barra Marzano. E visto che barra non vuole rispondere, leggiamo le lettere, vediamo se dice lui la verità quando dice che è una camorrista, dico una camorrista amica di Cutolo. Abbiamo, pubblico ministero, le lettere della Marzano? Il fascicolo della Marzano non ci sono, presidente. Beh, saranno da qualche altra parte. Non sono da nessuna parte, signor Presidente. La Marzano è stata arrestata, ma le lettere non ci sono. Raffaele. Buondì. Ci sono addormentato. Ma che hai fatto? Ti sei visto la sconfitta alla moviola? Guarda che non fa bene all'umore guardare certe immagini. Vieni, è pronto il caffè. Questi sono gli studi di Antenna 3. Questi sono gli ingressi al piano. Qui c'è il bar interno agli studi. Questi sono i corridoi, i bagni. Quindi lei praticamente, per andare a cambiarsi gli slip, è uscita dal bar, si sarebbe fatta tutto il corridoio, passando davanti a 1, 2, 3 bagni. Tre bagni, e sarebbe andata fino al magazzino. Una bella passeggiata, no? Cos'è che guardi? Shh. In quel momento, quello che secondo me aveva più autorità, no? Ha aperto la valigetta 24 ore e poi ha mostrato al Tortora quello che c'era dentro. Ora, guardi, per me quelli lì erano soldi, perché il Tortora ha preso subito una mazzetta e poi ha cominciato a sfogliarla, no? Come fanno i cassieri di banca. Mi spiego? Sì, mi scusi, premesso che il signor Margutti e prima di lui la sua consorte non ci hanno saputo dire, ma non dico il giorno, ma neanche il mese. Ma neanche l'anno in cui sarebbe avvenuto questo scambio di droga negli studi di Antenna 3 Lombardia.
cosa che mi consenta, già di per sé mi sembra strana, perché voglio dire, non credo che vedere un Enzo Tortora spacciare droga in un ripostiglio sia roba da tutti i giorni. Comunque, signor Margutti, volevo dirle che il problema, purtroppo, è che alla redazione del programma non risultava che lei fosse stato invitato. Tant'è vero che il suo nome non compariva neanche nell'elenco. Voglio dire, non sarà mica andato lì come un venditore ambulante con il suo banchetto a vendere la sua merce, no? Comunque. Ma venditore ambulante sarà lei, ma cosa dice? Io sono un pittore di fama internazionale, non un imbrattatele di periferia. Margutti, ma come si permette? Prego, non alzi la voce. Mi scusi, signor Presidente, ma... Margutti, si controlli! No, mi scusi, signor Presidente, mi scusi, ma voglio dire, davanti a tali, a dir poco fantasiose affermazioni del testimone, le mie osservazioni vengono fuori naturalmente. Voglio dire, non c'è il giorno, non c'è il mese, non c'è l'anno, non c'è neanche un testimone che possa dire sì, ho visto Margutti quel giorno ad Antenna 3. Ecco, ora io voglio chiedervi come possa essere stata definita la testimonianza del Margutti, e leggo testualmente, una testimonianza oculare altamente probatoria. Con questo ho concluso, grazie. Eccolo qua, Melluso, il principe dei pentiti. Adesso gli diamo un'occhiata, se vuoi c'è anche la cassetta, eh? No, Melluso non me la sento di rivederlo. Preferisco rileggermi gli atti. Melluso ce l'ho proprio stampato nella memoria. Presidente, la data dell'incontro io non è che me la ricordo esattamente con certezza. Però vi posso dire che è stato prima del 77. Prima del 77? E ci può dire che cosa avvenne prima del 77? Avvenne che Turatello mi chiese di accompagnarlo nello studio del suo avvocato, l'avvocato Cacciolla a Milano. Avvocato Cacciolla, che lei dice essere stato l'avvocato di Turatello. Così mi disse Turatello. Presidente, potevano essere circa le 22 di sera quando entrammo in questo ufficio e Cacciolla con Turatello entrarono nello studio, mentre io rimasi fuori nell'anticamera ad aspettare. E mentre ero lì, subito dopo vidi passare anche Luigi Moccia e Tortora. Tortora che aveva con sé una valigetta, una 24 ore. E altre due persone che io lì per lì non li riconobbi. Quindi lei vide entrare Luigi Moccia, appartenente anche lui all'organizzazione, il Tortora e altre due persone. E ci può dire chi erano queste due persone? Eh sì, che poi io lo seppi dai giornali chi erano anni dopo. E cioè erano Calvi, il banchiere e Pazienza. E lei non sa, Melluso, che cosa facessero nello studio dell'avvocato il signor Calvi e il signor Pazienza? Ma io credo che erano lì per parlare con Turatello. Non lo so, soltanto che a un certo punto vidi Tortora che consegnava a Calvi questa valigetta che conteneva delle banconote. Però io non vi so dire esattamente quanti soldi potevano essere, però credo parecchi milioni. E quante volte lei si incontrò con il Tortora per lo scambio della droga? Che io ricordi, quattro volte. Come avvenivano questi incontri? Avvenivano per strada. Tortora si presentava sempre in macchina. Una volta mi sembra una Volkswagen, un'altra volta una A112 blu o una 127, una Fiat. Ma il Tortora era solo o era accompagnato da qualcuno? No, non era mai solo, aveva sempre una persona che aspettava in macchina. Però io non conosco il nome di questa persona, non so se era un amico suo o cosa. Sai qual è stato il vero problema? Quale? Il controinterrogatorio di Melluso. Non dovevamo farlo condurre ad Enzo. Lui è stato coraggioso, ma... Sì, anch'io ci ho pensato diverse volte. Però, se uno va contro la nebbia senza fari, chiunque si può perdere, no? Sarà. Noi per fortuna ne vediamo così poca di nebbia da queste parti. Giusto un poco di foschia. Signor Tortora, come è da lei richiesto, si accomodi a deporre. Silenzio per piacere. Senta, Tortora. Silenzio! Silenzio! Silenzio per piacere! Silenzio! Vorrei chiedere
alla corte di poter usufruire di alcuni appunti, perché la materia è vasta e chi si difende e anche chi accusa ha il dovere di situare realisticamente i fatti, cosa che non mi pare sia avvenuta per quanto ho potuto ascoltare o leggere. Va bene, viene autorizzato a consultare gli appunti. Grazie. Onorevole Tortora, che cosa vuole chiedere di preciso a Melluso? Per esempio, io non sono riuscito a capire in quale epoca precisa il Melluso colloca la circostanza, il giorno in cui io sarei stato presentato al Turatello, né dove. Qui in aula ha parlato genericamente del 1976, però in istruttoria ha fatto riferimento alla mia partecipazione a una trasmissione televisiva. Non so se si ricorda quale trasmissione fosse, quale antenna. Antenna 3, Enzina, poiché non me lo ricordo. E il giorno in cui avvenne la presentazione tra me e lei, quel giorno era vicino, quel giorno, o era lontano dal giorno in cui andò in onda quella trasmissione? Sto cercando, signor Presidente, di farmi aiutare dal signor Melluso a situare nell'arco di un mese, di una settimana, se possibile, una data che mi possa aiutare a costruire uno straccetto di alibi, se permette l'espressione, rispetto a questi fatti estremamente nebbiosi. Era estate? Era inverno? Come eravamo vestiti? No. Vede, io trovo che sono circostanze estremamente importanti. Ma io mi posso mai ricordare il vestito che indossavi 7-8 anni fa? Ma come faccio a ricordarmelo? Ma sono particolari bestia, molto quello. Importanti. Ma 10 anni fa io mi ricordo. L'unica cosa che mi ricordo, Presidente. Non si può affrontarlo così. Allora dovrebbe scendere al suo livello. Vegetariano. Allora mangiava di tutto, mangiava la carne, tutto allora. Adesso mangio soltanto l'insalatina. Vegetariano, io questo mi ricordo. E infatti io sono un pentito, signor Melluso. Tu pentito? Sì, da qualche tempo, circa l'alimentazione, naturalmente. Troppo pericoloso. L'ironia è troppo pericolosa qua dentro. Quante volte esattamente mi avrebbe consegnato sacchetti da 1 chilo e più contenenti cocaina? Per cortesia vorrei un numero esatto. 4 volte. L'ho già detto anche a loro. Quando, dove e a che ora? Non è che mi dici dove te l'ho consegnata, mi dici l'orario, ma che ne posso sapere io dell'orario? Signor Melluso, erano appuntamenti rischiosi. Appuntamenti rischiosi? Sì, io credo, penso, immagino io. Io invece penso che si metteranno tutti quanti a ridere se sentono queste cose. Ma io mi posso mai ricordare a che ora ti ho consegnato la droga? 10 anni fa, Tortora. Ecco, ci stavo specificando, Presidente. Questo è giusto. Era Legnano la prima volta, non Melegnano. È inutile che mi guardi così, Tortora, perché non mi impaurisci. Cioè, è proprio inutile che mi fai gesti con la testa come mi hai fatto in caserma. In caserma? Perché in caserma non me ne dette di tutti i colori. Mi hai detto infame, un sacco di parole. Cioè, è proprio inutile che dici, poi ti faccio vedere. A me non mi fai vedere proprio niente, hai capito? Era Legnano... Non Melegnano. Si ricorda il punto esatto? Sì, entrando a Melegnano c'è un bar. A Legnano, scusa, perché mi confondo sempre Legnano con Melegnano. Che sono ai due opposti della città. Opposti, lo sto dicendo che era Legnano se si va verso San Siro, no? Tu sei di Milano, queste cose le dovresti sapere. I contatti diretti li prendeva Turatello con te, non io. Io portavo soltanto la roba, mentre tu aspettavi in macchina vicino al bar con un amico tuo. Io sono arrivato e sapevo già il bar. Dunque io quello che voglio precisare è che tu non eri come ora, perché è inutile che vuoi far capire alla gente, io Tortora Enzo, possibile mai che facevo queste cose? Tu 10 anni fa non eri nessuno,
Anzi, voglio dire un'altra cosa, che Turatello è stata a interessarsi di te per farti assumere un'altra volta alla RAI. Non è vero questo? Succede, se lo dice lei, succede anche questo. Presidente, mi scusi, questo non è un confronto. Questa non è una guida senza patente. Qui c'è una valigetta, c'è uno scambio di denaro. Io mi rendo conto di quello che tenta, eh. Non c'è dubbio, ma io mi trovo di fronte a un Calvi, a un Turatello, a un Pazienza. Per quanto riguarda tutte queste domande, dovevate farle prima. Questi contrasti dovevate sbrogliarli prima, in sede di interrogatorio. Ora ripeto, sto andando avanti proprio per dare il massimo spazio, ma più di così, giustamente. Signor Presidente, scusi, noi possiamo chiedere il rinnovo dell'interrogatorio del Melluso. Ma l'interrogatorio è stato già fatto, mio giovane avvocato. Stiamo già al confronto. Ma come è già stato fatto? Il Pandico ha fatto mille confronti ed è stato anche reinterrogato. Avvocato, si calmi prima di tutto e parli pacatamente. Pandico è una questione a parte. Sì, perché è un pazzo il Pandico. Un paranoide riconosciuto come tale. E il Pandico fa i suoi comodi in udienza. Signor Presidente, mi scusi, Presidente. No, avvocato, no. I suoi comodi in udienza, Pandico. Sono un po' sconvolto da questa situazione, Presidente. Devo dirle la verità, sono un po' sconvolto. Risponde a verità che il Melluso ha fatto un telegramma al giudice imposimato perché sa chi ha ucciso il fratello? Non è pertinente? Anche questo. Ma allora, se non è pertinente, che il tribunale lo dica. Ci sono tutte le circostanze, signor Presidente, si che... si calmi, avvocato, si calmi. E allora, se lei mi permette, calmissimamente, io faccio la questione generale. Poi il tribunale, se mi consente, vorrà ritirarsi in camera di consiglio per decidere una volta per tutta questa cosa che attiene al cuore della causa dell'accertamento della verità sull'innocenza del signor Enzo Tortora. Questo lo stabiliremo con la sentenza. Brevemente, signor Presidente, tutti sanno che l'accusa contro alcuni imputati, in particolare contro l'imputato che con Coppola della Valle io assisto, è basata su dichiarazioni dei cosiddetti pentiti. Adesso qui non si tratta di fare polemiche o di esprimere delle filosofie o delle dottrine intorno ai pentiti, ma ho sempre sentito dire dai giuristi, dai magistrati medesimi, da tutti direi, che il pentito può essere inattendibile. O attendibile o no. Tutto sta a verificare l'attendibilità del cosiddetto pentito. Senti questa. È stato costituito a Napoli un comitato denominato degli omonimi somiglianti, che raccoglie le 150 persone incarcerate nel Maxi Blitz del giugno 83 contro la NCO, Nuova Camorra Organizzata, e poi scarcerate. Il presidente del comitato ha dichiarato ai giornalisti, eccetera, eccetera. Niente male? No. E allora, signor Tortosa, lei ha letto questo numero? Cioè, le hanno fatto vedere questo numero di telefono, o no? Sì, Presidente. E appunto questo non è il numero di Enzo Tortora. E come fa lei a sostenere questo fatto? Perché lei sta dichiarando sotto giuramento. Perché il numero è mio, signor Presidente. Io tengo appunto un negozio di elettrodomestici a Salerno. E questo è proprio il numero della mia azienda. E lei ce lo può dimostrare questo fatto? Cioè ci può fornire un riscontro? Che so, io ho un contratto SIP, per esempio. Scusi? Un contratto SIP. Altrimenti noi come possiamo crederle? E come lo posso dimostrare, Presidente? Basta che voi fate il numero. Il mio numero. Buongiorno. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao Silvia. Ciao. Dammi la borsa. Grazie. Ciao Alberto. Allora, pronto? Pronti. Dammi la borsa. Con...
Se il caso Tortora è nato da un equivoco tra i nomi Tortora e Tortosa, allora qualcuno degli inquirenti sapeva dell'innocenza di Tortora prima della sentenza del tribunale, altrimenti che senso avrebbe l'intervista rilasciata al Messaggero dal giudice latere Carmine Ricci, che dice: il nome Tortora è servito per dare ai camorristi pentiti una faccia onesta. Chi ha voluto cogliere l'occasione l'ha fatta al volo, c'era l'aggancio Tortora-Tortosa. La dichiarazione per Tortora, la dichiarazione per la stanza, Tortora! La dichiarazione per la Tortora, come si sente ad essere il protagonista del processo del secolo? E se verrà assolto, cosa farà? Non sarà l'ultimo processo del secolo. Fate passare! Fate passare! Mio caro amico, mi lasci riposare e godere la mia figliola, mia sorella e anche i miei avvocati. Come stai? Ciao, sto bene. Tu? Nel nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Napoli, letto l'articolo 523 del Codice di Procedura Penale, assolve Cozzolino Aniello, Cozzolino Riccardo, Cozzolino Simone, Pariniello Anna, Moccia Luigi e Tortora Enzo Claudio dai reati loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto, dai delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis codice penale, e perché il fatto non sussiste dal delitto previsto dall'articolo 71 legge 685 del 1975. Un noto giornalista ha recentemente detto: perché i giornali scrivono che il pentito Melluso ha riabilitato Tortora. Tortora non ha bisogno, nemmeno dal punto di vista giudiziario, perché venne infine riconosciuto innocente di essere riabilitato. Venne calunniato, probabilmente ne morì. Parlare oggi di una sua riabilitazione, a qualunque titolo, equivale a restituire una qualche verosimiglianza al cumulo di pazzesche frottole raccontate da un clan di pentiti professionisti, sciaguratamente prese in considerazione da giudici dilettanti. Anche se è molto faticoso, cerchiamo dunque di usare le parole con minore pigrizia. Le parole nel nostro lavoro sono tutto. Il giornalismo è scrittura. E né la velocità del suo farsi, né la brevità dei suoi tempi d'uso ci giustificano quando perdiamo il controllo della scrittura, quando non rispettiamo più il valore e il suono delle parole. Solo difendendole possiamo difendere la dignità del nostro lavoro.